Bella per tutti, saluti Darpux e in questo video vi parlo di Motor Master, uno degli Stunticons che formano Menasor, nella versione X-Transbots MX-12 Gravestone. Ecco la scatola, l'aspetto è bello, è una scatola con tante immagini e dettagli. Ogni pannello è sfruttato, pure quelli piccoli, tranne quello dove ci stanno solo i fulmini. Il disegno del modellino è bello, c'è anche il classico grafico che riprende le scatole degli anni 80. E il cartone è quello classico marrone, quindi non è un prodotto di lusso, però all'interno ci avevamo il polistirolo, come nelle scatole dei Fast Toys. Nel complesso, quindi, è una buona scatola. Vediamo la modalità robot. Prima di iniziare vi dico subito che il logo dei Decepticon l'ho attaccato io, perché questo modellino arriva senza logo, come tutti i modellini third party e quindi quelli che non sono Takara e non sono Keio. Inoltre vi dico subito che questo modellino è del 2020 e credo che forse è il migliore tra tutti i Motor Master che ci stanno in giro. Le impressioni tenendolo in mano sono ottime, davvero. Il peso è quello giusto, inoltre è bello denso e stabile, tranne forse qui nel piegamento addominale. C'è un sacco di metallo un po' dovunque, per farvi capire tutta questa parte del busto è di metallo e anche le cosce lo sono, e inoltre il resto che è di plastica è di una plastica molto solida. Esteticamente il davanti è fatto bene. Ha un aspetto proporzionato, davvero, e ci stanno molti dettagli. Non mi piace però qui sulle spalle dove si vede la parte frontale del camion. Mi piacciono molto invece questi dettagli che si vedono sotto sti pannelli viola lucidi. Invece, de profilo e da dietro non è proprio il massimo. Innanzitutto ci sta un notevole backpack, anche se comunque visto da dietro risulta abbastanza equilibrato. Ci stanno vari problemi estetici, come le gambe che hanno ste ruote che si vedono. Secondo me dovevano nascondersi del tutto in modalità robot. Poi abbiamo altre parti critiche, che sono qui nelle braccia, dove c'è sto pannello nero sotto, diciamo, alla mano, e sti buchi dietro le spalle. Inoltre ci stanno un bel po' di viti che si vedono. Cominciamo le articolazioni. Dunque, la testa fa il giro di 360 gradi, fa su bene mentre in giù un po' a fatica. E spalle ruotano completamente, sia aperte che chiuse, sono abbastanza dure e l'articolazione è buona. E il bicipite ruota e il gomito è un po' limitato perché si piega solo fino a qui. Il polso ruota completamente, però non si piega. Ma la mano, secondo me, è perfetta. Ogni dito è articolato da solo, come una mano vera, e addirittura le dita si possono distanziare tra loro. Il pollice è ben articolato, quindi qui ottimo lavoro per la mano della X-Transbots. Il busto ruota di 360 gradi e ci avemo pure il piegamento addominale, che però nel mio modellino è un po' lenta come articolazione. Le anche e la coscia sono ben articolate, belle dure, infatti la gamba fa avanti e indietro, si apre, fa la spaccata, però la coscia non ruota. Anche il ginocchio è bello duro e si piega in modo normale. Il piede e la caviglia sono un po' strani, sia nell'aspetto che nei movimenti, però ci avemo una certa mobilità. In conclusione, queste articolazioni sono notevoli e stabili e la posabilità è buona. E il confronto col cartone animato è davvero buono, specie nel davanti. Mi piace la testa e la faccia.
Poi inoltre ci stanno tutti i dettagli giusti e fatti bene per tutto il corpo. Le gambe e la parte bassa delle gambe soprattutto sono ben proporzionate. L'unica pecca, se proprio vogliamo trovare qualcosa, è quel nero dietro la mano. Il retro tutto sommato non è così diverso dal cartone, anche se c'è un po' troppo backpack e comunque è un po' disordinato. Allora vediamo i confronti. Qui è con Megatron della Takara Masterpiece e possiamo vedere che la loro altezza è praticamente la stessa e questo va bene. Qui è sempre con Motor Master però della DX9 e possiamo avere un paragone tra i due modelli, soprattutto per l'altezza. Qui è con Dragstrip, sempre della DX9. Qui è con Skywarp della Deformation Space. Qui è con Prowl della Takara Masterpiece e possiamo vedere l'altezza rispetto a un Carbot degli Autobot. E qui infine con Optimus Prime della Transform Element e possiamo fare un paragone anche qui con le altezze. Parliamo da trasformazione, che come al solito non ve la faccio vedere perché potete benissimo guardare altri youtuber come Engo, Magmotion o Sweet Transform. Sulla trasformazione però ci stanno un po' di cose da dire e da far vedere perché il giudizio mio si basa appunto sulla trasformazione oltre che all'estetica. La trasformazione non è complicata ma non è facile da ricordare. È un po' faticosa per via del peso del robot e ci vuole una giusta dose di manualità, perché è vero che alcune parti sono facili, ma ci stanno alcune parti difficili e fatte un po' strane, tipiche della X-Transbots. La trasformazione segue la struttura un po' di Optimus Prime, perché infatti nella cabina ci avemo il busto, le braccia e la testa, mentre le gambe sono la parte posteriore del camion. Questo modellino è stato usato il trucchetto di fare un finto muso del camion per fare da piedi e da gambe, con tanto di tre ruote finte. Se volemo vedere al cartone animato, Motor Master si trasforma in robot utilizzando anche rimorchio e quindi solo la parte del camion faceva da gambe, mentre il rimorchio era tutto il corpo. Però qui è stata fatta questa scelta di fare solo la motrice, quindi era impossibile tecnicamente usare il muso vero della modalità veicolo. Anche perché poi le dimensioni e le proporzioni erano proprio diverse. Non mi piace molto sta parte qui delle gambe perché le ruote non spariscono del tutto. A sto livello e a sta grandezza secondo me è abbastanza grave. Anche le braccia potevano essere gestite meglio ed evitare sto pannello nero sotto la mano che stona e il buco dietro la spalla. Una parte bella complicata è qui nella zona collo-testa, dove tutto sto pezzo del muso del camion della testa deve ruotare su se stesso e non è facile perché bisogna stare attenti a sto piccolo pannello che spesso crea problemi e diciamo che questi passaggi così sono passaggi tipici della X-Transbots. Tutto sommato però si può dire che sta trasformazione è fatta abbastanza bene, non ci stanno parti impossibili, c'è la giusta dose di complicazione e c'è un buon lavoro d'ingegneria. In modalità veicolo diventa un camion motrice che dovrebbe essere simile a Optimus Prime, però nero e viola. E proprio come Optimus, qui la X-Transbots ha deciso di fare che il robot è tutto nella motrice e il rimorchio o il trailer non viene coinvolto. Ovviamente il logo Decepticon l'ho attaccato io. Il modellino è molto realistico e pieno di dettagli, quindi qui la scelta è stata fatta di non fare un aspetto da cartone animato o da giocattolo per bambini. Mi piacciono molto i vetri viola, che sono opachi, anche se un pochino dentro si vede. Guardandolo in generale non si direbbe proprio che deve diventare un robot. In mano l'effetto del veicolo è molto buono. È molto pesante e solido, si alternano parti di metallo e plastica, ma la densità al tatto non cambia.
Le ruote sono tutte di gomma e quelle davanti addirittura possono sterzare, anche se sono un pochino instabili. Gli sportelli però non si aprono. Esteticamente è fatto molto bene, l'unica zona critica è qui dietro la cabina con dei buchi in cui si vede il bianco dentro. E inoltre c'è qui un bel solco che divide le gambe nella parte posteriore. Però i numerosi dettagli e incisioni permettono di nascondere bene le giunture della trasformazione. Guardate qua davanti il livello dei dettagli, davvero notevole. Qui il confronto col cartone animato G1 è molto buono. Come abbiamo già detto, pur avendo un aspetto più realistico, va bene perché l'essenza è stata colta. Dettagli e proporzioni sono giuste e pure i colori vanno bene. Come potete notare non c'è rimorchio qui, perché come abbiamo già detto tutto il robot è nella motrice e il rimorchio è usato per fare il corpo di Menasor ed è venduto a parte. Vediamo i confronti pure qua. Qui è con Affer della Bad Cube. Qui è con Grapple della Takara Masterpiece. Qui è con Sunstreaker, sempre della Takara Masterpiece. Qui è con Bumblebee della Takara Masterpiece. E qui infine con Optimus Prime della Magic Square. Vedemo i pro e i contro. Allora, tra gli aspetti positivi mettiamo la solidità, i materiali e le articolazioni, le ruote di gomma e le mani. Tra gli aspetti negativi mettiamo il backpack e un pochino il retro in generale. Ecco qua gli accessori, questo è tutto quello che c'è sta nella scatola. Non è poco ma non è neanche tanto. Ci avemo la spada. Poi ci avevo sto fucilone grandissimo. Poi c'è una faccia di ricambio con un'altra espressione. Poi ovviamente ci avevo la carta con tutte le statistiche. E non può mai mancare il libretto con le istruzioni, che è fatto molto bene. Allora parliamo da concorrenza. I suoi due principali rivali sono quello della DX9 e il Fantoys. Ecco qui il DX9, si chiama D14 Capone, ce l'ho è il mio. Esteticamente va bene, ma siamo forse un pochino indietro rispetto all'X-Transbots. Infatti ha un aspetto troppo plasticoso perché è più cartonesco. Le mani non vanno bene e i piedi sono fatti male, sono troppo larghi e anche qui ci avevamo le ruote che non spariscono del tutto. E inoltre c'è la parte della cabina della modalità veicolo che rimane ben visibile, con sotto quella finta. E il retro è ottimo, tranne forse sempre la parte dei piedi, però non ci sta nessun backpack. Come confronto col cartone animato, tutto sommato va bene ed è in linea con gli altri. È abbastanza solido e pesante, anche se è tutto di plastica e non c'è metallo. Però sta plastica è dura il giusto. È posabile ed abbastanza articolato. E il prezzo è molto più alto poiché viene venduto insieme al rimorchio trailer che fa da corpo per il Menasor. Come vedete è praticamente della stessa altezza dell'X-Transbots, che è quella sempre di Optimus e di Megatron, quindi va bene. Sono molto simili di aspetto, anche se abbiamo dei colori un po' diversi, specie nelle braccia. La trasformazione è più facile e divertente di quella dell'X-Transbots ed anche più veloce. La modalità veicolo vista così è un po' brutta, vi dovrei far vedere il camion completo con tutto il rimorchio, però in effetti è solo sta parte che diventa robot Motor Master, mentre il resto del rimorchio diventa Menasor. Non so perché la DX9 ha fatto sta scelta, che è una via di mezzo tra la Fantoys e l'X-Transbots. Di sicuro non è pratica perché portasse dietro tutto il rimorchio
è impegnativo perché è bello lungo e pesante. Comunque la parte della motrice va bene, è fatta bene ed è molto simile al cartone animato ed ha sempre anche qui un aspetto meno dettagliato e più cartonesco. È solida e stabile, ha le ruote di gomma, gli sportelli si aprono, però non mi piace molto quella parte nera in cima al rimorchio. Del Fast Toys invece posso solo fare una valutazione estetica basandomi su foto e filmati perché non l'ho mai avuto in mano. Come estetica, il Fast Toys e l'X-Transmox secondo me sono sullo stesso piano, però solamente per la parte sopra. Invece nella parte bassa il Fast Toys perde perché ha le gambe che non vanno bene. Intanto sono molto più grosse e tozze. Non mi piace come hanno gestito le ruote finte, inoltre si vede sto grigio più chiaro che non c'entra niente perché sono le parti del trailer, si vede addirittura la striscia viola di lato. Guardandolo di lato e da dietro la situazione peggiora drasticamente perché si vedono tutti sti vari pannelli di rimorchio che sono troppi e c'è tutto sto grigio chiaro di nuovo che non c'entra nella modalità robot e addirittura il viola del camion. E per finire abbiamo tutto sto backpack fatto di pannelli grigi. Sta cosa della Fast Toys mi ha proprio deluso perché qua non ci siamo proprio, non è da loro. Tra le tre marche, per me esteticamente il motormaster della Fast Toys è l'ultimo. Non mi interessa se poi è massiccio, solido, super stabile, super posabile, come sicuramente lo sarà visto che è un Fast Toys. Sta cosa lo tira giù di tanto secondo me. Riguardo alla trasformazione, trovo bella la scelta di utilizzare il muso del camion vero per fare i piedi, seppur con un mezzo trucchetto. Questo perché la Fast Toys ha fatto una scelta da puristi di fare Motor Master che si trasforma in robot utilizzando anche il rimorchio, proprio come accade nel cartone animato. Sta cosa però l'ha messi un po' nei guai, innanzitutto per i problemi estetici che abbiamo visto prima, e poi dopo quando si deve pensare a fare il Menasor, e infatti per anni la Fast Toys ci ha lasciato senza saper nulla finché a fine 2023 è uscito qualche render che prevede un ulteriore rimorchio per fare il Menasor. Se confermato così, vi dico che secondo me ci può sta un doppio rimorchio, non è il peggiore dei mali. Non si sa quando uscirà, però almeno speriamo che nel 2024 riconclude tutta la squadra con l'ultimo rimasto, ossia con l'uscita di Dead End. La modalità veicolo va molto bene, secondo me è la migliore delle tre, ma quella della X-Transbots non è che gli sta lontano di molto. Allora, concludiamo. Tra questi tre Menasor, se presi da soli, secondo me il migliore è questo qua della X-Transbots. La sua unica pecca è il backpack, ma per il resto è ottimo in tutto. So che gli X-Transbots hanno un po' di cattiva reputazione sui materiali, le rifiniture. Infatti già il rimorchio che diventa Menasor è pessimo, ma su suo singolo robot hanno fatto proprio centro secondo me. E il punto da considerare è che nella scelta di questo modellino non c'è solo lui da guardare, ma bisogna pensare a tutta la squadra degli Stunticons e poi la loro modalità combinata Menasor. Quindi, se li volete alti come gli altri Autobot Carbot della Tagara, la scelta va su questo della X-Transbots. Mentre se l'altezza per voi non conta più di tanto e li volete un pochino più curati e soprattutto non volete spendere troppo e volete un Menasor più affidabile e soprattutto che esiste già, io vi consiglio i DX9. Vi ricordo infatti che per fare il Menasor della X-Transbots bisogna comprare a parte il rimorchio per Motor Master a un prezzo altissimo, oltre 200 euro, e che purtroppo non è il massimo come qualità e stabilità, perché hanno scelto di farlo diventare anche modalità base rendendo tutta la trasformazione un incubo di pannelli di plastica. Da sto punto di vista la Fast Toys perde altri punti perché appunto manca ancora il loro Menasor, né quando ci sarà. Per ora ho visto solo dei render che se confermati così non mi piacciono proprio, principalmente perché anche loro come la X-Transbots hanno deciso malissimo di far pure la modalità base e piattaforma. Se invece volete guardare solo a sto robot, cioè al Motor Master, e tenerlo magari in modalità robot esposta, sto qui della X-Transbot secondo me è la vostra scelta migliore. Io l'ho comprato nel settembre 2021 a 142 euro compreso d'espedizione su eBay. Quindi, considerando tutto quanto, che la modalità robot è ottima, la modalità veicolo pure è buona,
è molto solido, articolazioni buonissime, ben posabile. La trasformazione va bene, quindi il voto mio è 7,5. Vi ricordo che sta recensione non è fatta su delle foto, ma su sto modellino che ho in mano, e può essere che il vostro sia un po' diverso nel bene e nel male. Grazie a tutti per aver guardato e dai alla prossima!